Grazie a tutti per il supporto e la comprensione, significano molto. Torna a sorridere Boateng nella foto che ha postato su Twitter dopo il bruttissimo pomeriggio trascorso in campo ieri a Busto Arsizio. Cori razzisti indegni per tutti i brevissimi 29 minuti in cui i giocatori di colore del Milan hanno toccato palla, fino a quando quella palla il centrocampista rossonero ha deciso di scagliarla in tribuna contro il settore responsabile degli insulti. È finita così l'amichevole con la locale Pro Patria, una festa di bambini e famiglie trasformata in caso eclatante per la stupidità dei cori e per la reazione inedita del Milan che immediatamente ha ritirato la squadra. Cosa mai successa nelle partite di campionato, dove pure cori e striscioni razzisti nelle curve non mancano mai. Reagisce il calcio e finalmente, verrebbe da dire, si precipita a condannare la stupidità dei tifosi e esprimere solidarietà a Boateng. Solo il sindaco di Busto Arsizio, fa dei distinguo, parla di reazione impropria del rossonero, non da professionista, perché quel pallone poteva far male e perché si è fatto provocare da quattro deficienti che non rappresentano la città. Forse però erano un po' più di questo. La questura ha interrogato un ragazzo residente a Varese e tifoso della Pro Patria, che ha ammesso le sue responsabilità, solo il primo di quel gruppo di ultra già identificato dalla polizia. Potrebbero dover rispondere di istigazione all'odio razziale e la procura di Busto Arsizio, che aprirà il fascicolo, ipotizza la violazione della legge Mancini. Apriremo gratuitamente lo stadio alle persone di colore, annuncia il presidente della Pro Patria. Le inviteremo a guardare le partite in tribuna d'onore. Una sorta di rieducazione alla civiltà dello sport che manca quasi ad ogni livello, perché troppo spesso sui campi si fa finta di non sentire cori offese per portare a termine lo spettacolo a qualunque costo, nonostante sia già nelle possibilità dell'arbitro sospendere o fermare definitivamente i match in presenza di episodi particolarmente gravi e ripetuti. L'odio razziale negli stadi, pericoloso molto più di quanto si pensi, se anche il centro Wiesenthal, che lavora a livello internazionale per favorire tolleranza e educazione antirazzista, pone gli ultra delle squadre di calcio al quarto posto nella classifica dell'antisemitismo mondiale, dietro soltanto a fratelli musulmani e ayatollah iraniani.